Ciao ragazze, oggi vi propongo l'aclivia. Io l'ho realizzata gialla, ma volendo potete realizzarla anche arancione. Il materiale che ho utilizzato, cotone giallo con l'uncinetto 1,25. Mentre per le foglie ho utilizzato il cotone numero 5 con l'uncinetto 1,75. Guttaperca, rocchetto di ferretto verde da 0,35 mm, rocchetto di filo argentato da 0,40 mm, rocchetto di filo verde, questo per realizzare il contorno delle foglie, da 0,65 mm. Per il gambo, perché ogni fiore ha il suo gambo, ma poi vengono riuniti tutti assieme in modo da ottenere un gambo unico. Ho utilizzato il ferretto da 1,2 mm. Vaso, spugna Oasis e muschio. Io le piante le fisso sempre con un po' di colla, in modo che così non si muovono. Bene, vedete che anche per realizzare questo fiore il procedimento è semplicissimo e in ogni fiore ho messo 7 pistilli. Bene, se volete realizzarla anche voi, passiamo al procedimento. Realizziamo il primo petalo. Lavoriamo 16 catenelle. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Saltiamo la prima catenella di base, entriamo nella seconda e realizziamo sulla riga 7 maglie basse. Una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Una maglia alta. Procediamo con 7 maglie alte doppie. Due volte il filo sull'uncinetto e realizziamo la prima. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette.
Ora, nell'ultimo punto, dove abbiamo già realizzato una maglia alta doppia, qui, nello stesso punto, realizziamo altre 6 maglie alte doppie. Una, due, tre, quattro, cinque e sei, e ci troviamo sul lato opposto. Ora, come abbiamo fatto qui, dobbiamo realizzare nuovamente le 7 maglie alte doppie. La prima sempre qui, nello stesso punto delle 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nuovamente una maglia alta e proseguiamo con 7 maglie basse. Una, due, tre, quattro, 5 6 e 7. Chiudiamo con una maglia bassissima. Prendiamo il rocchetto di filo argentato da 0,40 mm, va bene anche 0,45. A volte in commercio non si trova uno, si trova l'altro. E ora procedo inserendo il ferretto argentato nel petalo. Così, e lavoriamo tutto il contorno a maglia bassa. Una maglia bassa su ogni maglia bassa del giro precedente. Procediamo. Maglia bassa. Siamo quasi giunti qui dove per girare. Ora, calcolando circa qui la metà, basatevi qui sulle catenelle iniziali, in questi due punti realizziamo degli aumenti. Quindi, nello stesso punto, due maglie basse, una e due. Nel successivo, sempre due maglie basse, 3 e 4. Nel successivo ancora altre 2, 5 e 6. Nel successivo altre 2, 7, 8. Quindi sulla cima abbiamo 8 maglie basse. E poi proseguiamo nuovamente a maglia bassa. Una maglia bassa su ogni maglia bassa del giro precedente.
questo fiore semplicissimo da realizzare. Il cotone è sottile, però piano piano riusciamo ad ottenere il lavoro desiderato. Siamo quasi giunti alla fine. Ok. Tiriamo il filo. Tagliamo. Prima sistemiamo un pochino qui bene il petalo. Poi attorcigliamo il filo. Faccio il nodino tra i due fili di ferro, così resta bello fisso. E poi attorciglio nuovamente il tutto. Il primo petalo è pronto. Bene, il fiore è composto da 6 petali. Quindi ora voi con lo stesso procedimento realizzate anche gli altri 5 in modo di averli tutti e 6. Per quanto riguarda invece il bocciolo, realizzate sempre con lo stesso procedimento tutto il giallo con il giallo, mentre il contorno dove inserirete il ferretto, realizzatelo con un verde sfumato. Io ho utilizzato questo in modo da ottenere il petalo così. Di questi dovete realizzarne però 4. Ogni bocciolo è formato da 4 petali. Bene, ora prendiamo i pistilli, mettiamoli bene alla pari. Utilizzeremo questi qui, la parte sotto col ferretto verde da 0,35. Cominciamo a bloccarli bene stretti così. Tagliamo, arrotoliamo bene qui. Così prendiamo il primo petalo fissiamo così alla base, appoggiamo così. Secondo, lo mettiamo qui alla sinistra, stessa altezza, poi il terzo, poi il quarto. Quinto petalo, sesto petalo, stringiamo bene, arrotoliamo così col ferretto verde, li blocchiamo bene qui alla base, poi con la forbice possiamo tagliare questi in eccesso che ci danno un po' fastidio, tanto restano belli bloccati lo stesso. Ok, così. Poi prendiamo il ferretto per il gambo, questo rigido da 1,2 mm, lo appoggiamo qui alla base e fissiamo anche questo. Tagliamo, prendiamo la guttaperca e arrotoliamo bene qui alla base dei petali. Così arrotoliamo bene e rivestiamo bene tutto il gambo.
L'altezza del ferretto dipende dalla grandezza del vaso che avete scelto per realizzare la vostra composizione. Se il vaso è più piccolo, il gambo dovrà essere più corto. Questo, il ferretto che ho utilizzato io, è lungo circa 28 centimetri. Ora sistemiamo bene i petali. Prima li tiriamo un po' all'indietro così. Gli diamo una bombatura un po' qui. Sistemiamoli bene in modo che un lato venga appoggiato sull'altro petalo, così, così, e così. Poi schiacciate un pochino qui, in questo modo. Il ferretto consente a modellare bene il petalo e poi cominciamo ad aprirlo tenendo sempre ferma la base. Sistemiamo bene i petali. Qui do una leggera, qui lo piego leggermente in modo che poi potrò unirlo agli altri fiori. Ora con lo stesso procedimento realizzate altri fiori come questi. Io ne ho realizzati circa una decina più tre boccioli. Per fare i boccioli dovete fare sempre lo stesso procedimento. Come vi ho detto prima, utilizzate 4 petali perché tanto resterà chiuso, i pistilli sono all'interno. Anche qui metteremo il ferretto, arrotoliamo per bloccare bene sempre la guttaperca che copre tutto il lavoro. Ed ecco, i primi due sono pronti. Realizziamo la foglia. Per la foglia utilizziamo il cotone un po' più grossino, invece dell'8 utilizziamo il 5. L'uncinetto invece dell'1,25 passiamo all'1,75. Lavoriamo 52 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 più 2, 52. Le due ci servono per girare. Quindi saltiamo le prime due. Entriamo nella terza e realizziamo 4 maglie basse. Una, due, tre,
e 4. Procediamo con 6 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dieci maglie alte doppie. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Proseguiamo con 10 maglie alte triple, quindi 3 volte il filo sull'uncinetto. 1, 2, 3. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, ops, e 10. Procediamo con 10 maglie alte doppie. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e 10. Procediamo ora 6 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e per finire 4 maglie basse. 1, 2,
3 e 4 e una catenella per girare il lavoro. Questo è il primo lato. Ora giriamo dall'altra parte e ripetiamo lo stesso procedimento. Quindi cominciamo con 4 maglie basse. Una, due, tre e quattro. Poi 6 maglie alte. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, 10 maglie alte doppie. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e 10. Ora 10 maglie alte triple. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e 10. Ora 10 maglie alte doppie. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e 10. 6 maglie alte. Una, due, tre, quattro, 5, 6,
e 4 maglie basse, una, due, tre e 4. Ora prendiamo il ferretto da 0,65, prendiamo la misura così, poi facciamo doppio per un lato e per l'altro. Riprendiamo il lavoro in mano e ora dobbiamo inserire il ferretto. Poggiamo bene sul lavoro, filo dietro e cominciamo a fare una catenella per bloccare il ferretto al lavoro. E ora procediamo per tutto il perimetro della foglia a maglia bassa, sia da un lato che Sono ormai dall'altro. arrivata alla fine di tutto il perimetro della foglia. Ok, tiro il filo, taglio. Ora sistemo bene il ferro, non lo tiro troppo, eh. Giriamo e faccio il nodo. E la foglia è pronta. Ora ne dobbiamo realizzare anche due un po' più piccole. Per la foglia più piccola, qui era di 50 più 2 catenelle, questa invece dovete realizzarla di 30 più 2 catenelle. E poi per realizzarla dovrete fare 5 maglie basse, 5 maglie alte, poi 10 maglie alte doppie, 5 maglie alte e 5 maglie basse. Altro lato, stesso procedimento, cioè 5 maglie basse, 5 maglie alte, 10 maglie alte doppie, così sarebbero, sono 20, poi 5 maglie alte e 5 maglie basse. E così, una volta ultimate, inserite il ferretto e lavorate tutto a maglia bassa. Di queste foglie piccole ne realizzate due, che sono le prime due che andranno messe sotto il gruppo di fiori, una a sinistra e una a destra. Mentre quelle più grandi, sempre in base alla grandezza del vaso e all'altezza della clivia, vi regolerete voi quante farne. Minimo sono 12, 6 da una parte e 6 dall'altra. Tutti i fiori sono pronti. Ora che ce li ho tutti, vi posso dire esattamente quanti sono. Sono 3, 6, 9. 9 fiori più 4 boccioli. Li ho raggruppati insieme, vedete qui in un unico gambo. Infine li ho piegati un po' verso il basso, sia i fiori che i boccioli. Li
gambo Quindi unico. li ho messi bene tutti assieme, ho legato qui con del filo di ferro e poi ho ricoperto il tutto con la guttaperca. Poi per prime ho applicato le due foglie più corte, proprio sotto i fiori. Invece ai lati tutte quelle più lunghe, che sono 2, 4, 6 per il lato sinistro e 6 per il lato destro. Anche queste, vedete, le ho applicate al gambo del fiore, una a una, in modo da dargli questa la forma. Bene, e questo è il risultato. La mia clivia è pronta. Mi auguro tanto che questo progetto vi sia piaciuto. Grazie per la vostra attenzione e amicizia. Al prossimo fiore. Ciao a tutte.